Presidente, onorevole Forte, 35 anni fa veniva istituito questo parco, venne istituito con delle remore perché era considerato un momento di conservazione. Oggi invece, dopo 35 anni, si dimostra il contrario. Il parco non è conservazione, il parco è progresso, il parco è occupazione, il parco è sviluppo. Ma il parco è valorizzazione, il parco è promozione, non è conservazione. La conservazione di questo bene significa valorizzarlo, promuoverlo, e quindi è una fonte non solo, diciamo, del miglioramento della qualità della vita delle persone, ma anche di ricchezza, perché la valorizzazione del patrimonio storico culturale produce ricchezza, produce benessere anche economico, non soltanto, e quindi il paradigma non funziona. Cioè, i parchi, le bellezze naturali, se conservate e valorizzate, sono un elemento fondamentale dello sviluppo territoriale. Oggi è stato compiuto soltanto un primo step. Naturalmente l'area è vasta, l'area è inestimabile, l'area ha bisogno, necessita anche di ulteriori, diciamo, finanziamenti per completare appunto questo processo di recupero. Naturalmente, come si dice in gergo calcistico, la palla passa al prossimo governo regionale. Però la presenza qui del Presidente Lodori è emblematica. Tra l'altro sono stati già fatti interventi della Regione, la Regione ha sostenuto le attività del parco, anche finanziariamente, oltre alla promozione. Quindi non è soltanto, diciamo, oggi il taglio giustamente di un nastro, ma è il frutto di un lavoro che nel tempo è stato fatto e che speriamo di poter continuare dal 13 di febbraio. Ambrogio Sparagno, tu oggi sei stato un po' il cicerone ad accompagnare alcuni appunto relatori. In questo momento, in questo luogo, bisogna dirlo, Mamura aveva dei gusti importanti già 2000 anni or sono. Ma io non parlerei tanto dei gusti di Mamura, parlerei della ricchezza straordinaria che questo luogo ci impone, perché questo luogo appartiene a tutto il territorio. Noi da ragazzi venivamo qui in maniera quasi clandestina, furtiva, a spulciare in questi spazi, così oggi possiamo che essere contenti, perché comunque è un territorio che è stato tolto al degrado, è stato tolto al disinteresse e deve diventare un segno identitario di tutta la nostra area, e deve tornare a essere questo luogo, per parafrasare un po' Mamura, il centro delle attività sociali, quindi vorrei dire anche attività legate alla musica, alla cultura, all'arte, alla cultura in genere. È una giornata molto 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 importante. Questa presenza di questi bambini, si dà loro oggi un segnale, anche un messaggio? Sì, ce ne dovranno essere sempre e di più, perché una delle cose belle di questo spazio è che è lo spazio che apre all'Oriente, apre al sole. Non a caso tutti questi luoghi nel periodo classico si erigevano proprio dove nasceva il sole, e da lì tutta la cultura che è venuta dall'altra parte del mare ci ha insegnato che questi luoghi venivano in qualche modo anche custoditi dalla presenza dei bambini, e io credo che sia molto 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 importante che questo spazio abbia questa attenzione soprattutto per i bambini.